Governatore Fedriga, ancora una volta il Friuli Venezia Giulia virtuoso, qui si inaugurano i cantieri prima rispetto al resto d'Italia in forte anticipo. Sì, questo devo dire che è una delle eccellenze che stiamo dimostrando nella nostra regione. Non so quanti altri casi a livello nazionale, ma devo dire anche europeo, possano esserci dove un cantiere si chiude prima del termine. E questo ben prima del termine, perché questo lotto verrà chiuso nella primavera del prossimo anno, quindi vuol dire con più di un anno d'anticipo rispetto alla scadenza. Sono orgoglioso di poter rappresentare una regione, quindi non soltanto l'amministrazione regionale, che ovviamente ci ha messo tutto l'impegno, ma Autovie Venete, le aziende che hanno lavorato a questo cantiere, perché vuol dire raggiungere gli obiettivi con grande anticipo. E ovviamente in questo mi scuso con i cittadini che stanno vivendo il disagio del cantiere, ma è come ristrutturare casa vivendoci dentro. È ovvio che i disagi ci sono, il nostro impegno era di finire prima, l'avevo detto lo scorso anno, oggi mi confermano che riusciamo a mantenere quell'impegno, anzi anticiparlo. Avevo detto che sarebbe stata l'ultima estate con questo cantiere di questo lotto attivo, non sarà soltanto l'ultima estate, ma credo anche che sia stata l'ultima primavera. Assessore Pizzimenti, oggi è un'inaugurazione in forte anticipo rispetto alle previsioni, ma un'accelerazione su tutta l'opera. Allora, intanto oggi inauguriamo un tratto, seppure relativamente breve, ma fondamentale, che è sullo snodo di Palmanova e quindi dà un maggior flusso e viabilità per quelli che arrivano dal nord. Quindi aiuta molto anche per la stagione, anche se è quasi finita estiva. Prima cosa. Seconda cosa, è chiaro che i tempi di conclusione dell'opera sono in fortissimo anticipo, oggettivamente, e questo ne siamo molto soddisfatti, perché riusciamo a dare poi all'utenza finale, quasi un anno prima, la possibilità di viaggiare in sicurezza in autostrada. Questo vuol dire sicurezza per i viaggiatori, ma anche per le imprese, maggior capacità e velocità di ottenere dei risultati dei propri trasporti. Quindi un vantaggio sia dal fronte della sicurezza, sia per il trasporto locale, sia per le aziende. Assolutamente sì, è un vantaggio per tutti, per gli utenti in generale, ma per le imprese che avranno dei tempi certi di partenza e di arrivo delle proprie merci.